Questo è Spotlight. Oggi con DGA abbiamo intervistato l'architetto Claudio Pieroni. Architetto, se dico luce, lei dice... Io dico che della luce mi piacerebbe parlare per giorni e ascoltare per altri giorni. Ho seguito i video di questa serie e ho trovato molti spunti interessanti, ma a gentile richiesta la mia risposta sarà relativamente breve. Vorrei parlare dell'importanza della luce nel processo di progettazione. E la prima cosa che mi viene in mente è un ricordo dei miei anni come studente all'università. Ho notato, studiando alcuni progetti contemporanei, che la luce era integrata, faceva parte della definizione dello spazio in modo naturale. Era molto facile capire che era parte fondamentale del processo di creazione degli spazi. Questo in contrapposizione ad altri progetti dove la luce sembrava posticcia, incorporata solo alla fine del processo progettuale, quasi come un elemento estraneo. La luce non è visibile, salvo alcuni casi particolari, ma rende visibili gli spazi e gli oggetti. Ma io credo che ridurre la luce a un mero strumento di visualizzazione, sia una pessima idea. Anche perché giocando tra luce e oscurità possiamo scoprire un'intera gamma di opportunità di progettazione. E a questo proposito mi viene in mente un breve racconto di Julio Cortázar, pubblicato nel 1942, che si chiama I Pulitori di Stelle. Un gruppo di lavoro viene chiamato a pulire le stelle che erano state offuscate dal tempo e dal fumo degli aerei. Dopo la pulizia, ogni stella era un sole di indescrivibile luminosità, fino a quando nel pulire l'ultima stella tutto diventò bianco. La notte fu abolita, lo spazio e il vuoto erano bianchi e quindi indistinguibili. La luce del sole cambia continuamente temperatura colore. E le superfici che riflettono la luce e la nostra percezione cambia. In studio abbiamo una sala dove lavoriamo per fare gli abbinamenti di colori e materiali che è attrezzata con luce di diverse tipologie e temperature e colore per riprodurre nel modo più fedele possibile le condizioni in cui il nostro progetto si svilupperà. La luce può essere definita dal punto di vista di chi progetta come uno strumento fondamentale, un fattore che modifica in modo sostanziale la percezione degli ambienti e anche quella degli oggetti che vi si trovano. Poi la luce ha avuto anche storicamente un significato positivo in quasi tutte le culture. Basti pensare che nelle religioni dove il paradiso o il Valhalla non si sa dove siano, ma sono comunque dei posti luminosi. La nascita, la creazione, la salvezza e la redenzione sono stati rappresentati nell'arte attraverso la storia come dei processi luminosi. Basta vedere quadri di Caravaggio o di Vermeer. In politica, Stalin dipinse l'elettrificazione dell'Unione Sovietica avvenuta negli anni 30 come una lotta tra il bene e il male, tra la luce e l'oscurità. E per finire vorrei richiamare l'operato di grandi architetti che hanno fatto della luce uno strumento di progettazione. Visitare le opere di Le Corbusier mostra chiaramente che il suo famoso aforisma "L'architettura è il gioco sapiente, rigoroso e magnifico dei volumi sotto la luce" non sia stata coniata per far contento qualche editore, ma era proprio un modo di affrontare i progetti. Se visitiamo Ronchamp a Notre-Dame-du-Haut, è molto facile capire che sia all'esterno che all'interno dell'edificio
siano stati usati questi presupposti per la progettazione per creare stupore e meraviglia per definire gli spazi. Luis Barragán fece della luce, l'ombra e i colori uno stile inconfondibile che anche dopo tanti anni possiamo riconoscere a prima vista nei libri e nelle riviste dove viene pubblicato. E anche architetti contemporanei come Herzog e de Meuron hanno usato sin dall'inizio del loro percorso architettonico dei brissolei, anche dei shading per definire degli spazi, per dare profondità. Questa breve risposta si è adesso allungata oltre le mie aspettative, quindi finisco sperando di avervi trasmesso, la turbolenta passione che mi provoca la luce. Grazie.